On what? Wow! Non volta la faccia Mario Spada, giovane fotografo napoletano che nella personale La città evidente punta il suo obiettivo su luoghi, volti e dettagli di una Napoli al limite. La mostra fotografica in esposizione fino al 6 gennaio 2012 nei nuovi spazi della Galleria Un'Opera in via San Biagio dei Librai 121 raccontano la bellezza della devozione degli ultras, la ferocia accattivante dei pitbull allevati per il combattimento, la calma quotidianità di Francesco, costretto agli arresti domiciliari, e poi ancora altri mondi sotterranei e in bilico. Io sono Pietro Della Fiore con Giuseppe Ruffo e Mariano Ibri. Abbiamo questa galleria Un'Opera che ha cambiato sede e si è spostata da via Vincenzo Bellini 26 a San Biagio dei Librai 121. Cerchiamo sempre di mantenere l'attenzione appunto alta sugli artisti napoletani. Secondo me è anche importante avere un luogo anche giovanile rispetto, diciamo, ai classici cliché dell'arte contemporanea cittadina. Qui sarà appunto un open space, un spazio espositivo e anche punto di incontro e di dibattito. Cercheremo anche di organizzare qualche, diciamo, residenza con qualche artista straniero proprio per creare un confronto con la nostra realtà, con altre realtà estere. La sequenza di scatti, tutti analogici e in bianco e nero, esalta la vocazione da reporter del fotografo che declina così gli aspetti più crudi della città. Allora, in un primo momento stavo pensando di fare una specie di ordine cronologico delle fotografie. In un secondo momento ho pensato invece a una sequenza di reportage. Sono foto sporche, anche la carta con cui è stata stampata è una carta semplice, volteanata. E quindi ho pensato di partire con la foto della scacchiera e degli scacchi, proprio perché rappresentava un po' quello che io vedevo a terra con le mie fotografie. Il bianco e il nero è una scelta che viene da prima. Cioè, bianco e nero è bianco e nero perché sono delle pellicole di bianco e nero. Non c'è una sola fotografia scattata in digitale. La maggior parte sono tutte fotografie scattate a Napoli, tra il centro storico e i quartieri spagnoli. Alcune al cimitero, altre sul lungomare. È il mio modo di vedere la città, il mio modo di guardare la città in cui cerco di raccontare quello che mi colpisce. Una cosa che mi viene in mente è di cercare la bellezza del delirio.